Ben ritrovati di nuovo sul mio canale. E sì ragazzi, siamo ancora con Capital City Full RP. In descrizione il link, ragazzi. Ve l'avevo detto che saremmo stati qui su questo bellissimo server questi due giorni. Quindi andiamo a provare un po' le varie fazioni. Altra volta eravamo con i carabinieri, adesso torniamo un po' con la Croce Rossa Italiana, con il 118, che anche questa serie, questa mod, molto richiesta da voi ragazzi. Grazie veramente per le richieste che mi fate sul mio Discord o sotto nei video, ragazzi, grazie. Quindi, ragazzi, che dire, siamo tornati su Capital City Full RP. Ragazzi, mi scuso sempre, lo dico sempre, anche nei video ormai, che la webcam, ragazzi, è una webcam di fortuna, quindi ogni tanto laghicchia, però l'importante è che il resto si veda bene, quindi vi chiedo scusa in anticipo, ragazzi. In descrizione tutti i link, anche il Discord ufficiale di Capital City Full RP, ragazzi. Passateci, perché è un server che è aperto da pochi giorni, non ha fatto neanche una settimana, quindi è fresco fresco nuovo di pacco, come già vi ho detto, quindi è un server che merita tantissimo. E poi ragazzi, guardate tutto il video, anche se durerà un'ora, farò dettagli un po' più possibile, perché alla fine del video dirò una cosa molto circoncisa, ma una cosa che devo dire, perché ne sono successe tante, mi sono sempre stato zitto. Non ho detto mai niente, fa sempre di niente, però una piccola cosa a fine del video lo devo dire. Quindi rimette tutti, ma adesso divertiamo con 118 Croce Rossa su GTA 5, quindi bentornati ragazzi. Siamo al Pollichino Umberto I, dovremmo fare una visita a un nostro cittadino, deve fare per il rilascio del porto d'arme alla questura di Roma. Quindi dobbiamo fare questa cosa, ci sono già i colleghi che stanno consultando un po' la cartella clinica del paziente, quindi adesso dovremmo andare a fare insieme, quindi andiamo a presentarsi così. Vedere come colleghi, buonasera. Salve. Buonasera. Anche lei col turno di notte questa sera? Sì, purtroppo sì. Sai, staccante. Sì, purtroppo. Vabbè, se serve, che dobbiamo fare? Vabbè, come no, certo. Siamo sempre disponibili, no? Come no? Infatti, adesso dai, diciamo che siamo all'opera. Così magari sì. Noi abbiamo da fare qualche turno oggi, tutti e due. Ma voi avete fatto tutta giornata oppure voi avete attaccato? No, abbiamo attaccato adesso. Ah, quindi siamo tutte e tre. Qui siamo in tre il turno di notte. Sì. C'è anche un altro soccorritore fuori. Ah, ok, quindi siamo in quattro. Sì, siamo allora. Siamo a quattro. Ok, e che dobbiamo fare? Non so, prima c'è stato un signore che ha chiesto per fare una visita. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ok, ragazzi, andiamo a vedere questa. Vediamo un po'. C'è il signore che deve fare una visita. Quindi oggi turno di notte. Siamo quattro operatori disponibili in tutta la città di Roma. Quindi grande responsabilità, eh. Poi vediamo cosa dovrà fare questo signore. Venga, ci seguo. Salve, buonasera. Buonasera. Venga. Che credi, dottore? Basta, sono privilegiato, tutti sti mezzi per me sono tutti. Sì, lei è molto fortunato oggi. Venga. Sì, oggi facciamo un check-up completo. È un onore. Facciamo un check-up completo al signore, tutto quanto oggi. Quindi oggi facciamo un po' di lavoro dentro l'ospedale, ragazzi, quindi ci sta tanto da fare. Prego, qui, prego. Dove? Venga, qui. Di qua. Cioè, ma ce la fa entrare sto signore? Allora, la visita oculistica già non l'abbiamo passata, per me. Intanto vediamo. Prego, si segga qui tranquillo. Cioè, se non vede la porta, è grave. La porta la vedo, anche il personaggio fa un po'. Ecco. Perfetto. Si segga. Con calma. Alleluia. Ce l'abbiamo fatta. La vedo un po' in difficoltà. Abbastanza. Avete un po' un attimo squilibrato. Mi può dire i suoi dati anagrafici, per cortesia? Nome e cognome? Sì. Nome e cognome, data di nascita, dove abita, codice fiscale. Ma allora, reali o... Signore mio. Quelli del suo nome in città, no? Come si chiama lei? Che non capivo, perché la prima volta che faccio sta cosa. Allora, lei, da come è stato mentalmente, non sa che non lo può tenere il porto d'armi. No. Dopo facciamo anche un esame psicologo, eh. No, è che l'altra città è un po' diverso, ecco. Mi trovo un po' scherzato.
E lei ha davanti il dottore, davanti il primario. Parli col primario. Esatto. Perfetto. Vedo un po' un attimo scombussolato, ragazzi. Lu? Ma veramente. Lucifer. Lucifer. Cognome? No, c'è il nome? Aspetta che un po'... No, però non devi guardare il collega, devi guardare le lettere di fronte. Vede? Che lettera è questa? Guardi l'uccellino. Girati. Olè, ce la può fare? Perfetto. Signore, che lettera è? Ok. Questa? F. Ok. P. No. No. Questa? 7. 7? Aia. Zeta, scusa. No. Ragazzi, questa? Oh, prego, continui. Questa? Non sta azzeccando. Quella è una velo proprio. Non sta azzeccando niente. Vabbè, come devi tenere in mano un'arma, scusi. Sfocatissimo. Vada sulla porta, okay, sulla là, perfetto. Vabbè, allora, cambialo. Cambia l'occhio, dai, cambia occhio. Ti facciamo? Che lettera è? No, guarda, avevo sempre sfogato. A posto. Ci provi, così magari vediamo anche per le diotrie, fare gli occhiali, magari così può andare anche da un oculista. Guarda, le faccio una cosa più facile. Questa che lettera è? F. Quella poi? Quella poi a fianco? L. L? No. Mi pare L. No, non è L, signore, mi dispiace. Collega, mi sa che la situazione si sta aggravando. Allora, lei non può avere il porto d'armi perché non ci vede da manco da 5 metri. Vabbè, no, facciamo guarda un attimo sulla bilancia. Come fa ad avere un porto d'armi e una pistola se non ci vede? Ecco. Esatto. Poi mi passa la massa tranquillamente, ok, perfetto. Allora, si mette sopra la bilancia. Settata? Ecco. Sì. Aspetta che vedo. Sì, però non cammini, sennò si sballa tutti i risultati. Aspetta che vedo quanto pesa. Stiamo fermo. Si tolga un attimo i vestiti così almeno. Sì. 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 Vabbè, va bene così. Su 80 kg, sai. Ok, 80 kg, mamma mia. Peso piuma. Mangio tanto. Vabbè, dai, 80 kg sta bene, dai. Perfetto. Falla. Ok. Dottor di campagna, mandiga un attimo tutte le varie cose che qui aggiorniamo. Sì, un attimo che scrivo l'esito. Ma l'esito è negativo però, Mi dica, sì, per forza. Elettrocardiogramma non idoneo. Quindi perché... Non ci vede. I risultati, sì. Raga, non ci vede. Posso dare un porto d'armi a uno che non vede da 5 metri? Come fa a utilizzare un'arma? Mi scusi. Oculistica... Da bocciare. Grave. Da bocciare, sì. Che cazzo? Anzi, prescrivo anche le lenti... Ma più belli occhiali, secondo me. Allora, gli facciamo le lenti come il fondo di bottiglia. Sì, okay. La miopia grave. Elevata, sì. In più il peso ci sta, comunque non è manco... Vabbè, 80 kg, diciamo. 80 kg, vabbè, sono bello. Però è da rifare, quindi... Diciamo pesa... L'altezza, dottore? Abbiamo misurato? Aspetti, penso... Sì. Allora. Aspetti un attimo, si fermi, che devo misurare l'altezza, un attimo. Chi si muove? Penso, tanti danni già ho fatto. Prenda bene da giù. Ecco fatto. Aia. Che gli ha dato fastidio il dottore? No, il problema non sto toccando niente. Fatto solo Non posso. Ah, 1,78. Okay. 1,78. Perfetto. È arrivata una chiamata. Abbiamo un'emergenza. Ok. Allora, facciamo così. Lei il dottore, mi scusi? Io? Fernando, sì. Fernando Rodriguez. Ah, signor Rodriguez, dottore, allora faccio una cosa. Concluda con il paziente. Va bene. Abbiamo una chiamata, ragazzi. Non fare più là perché non può ricevere il porto d'arma. Quindi... Perché il paziente è un soggetto. Quindi arrivederci. Ma il prossimo cosa devo fare? No, adesso stia tranquillo, adesso parli un attimo con... Se vuole fa un'altra... Collega, comunque non poteva avere il porto d'armi, Andiamo. Tanto c'è anche la polizia. Salve. Allora, raga, non poteva avere il porto d'armi, dai, non ci vede da 5 metri. Prego, vado avanti lei. Aspetti, vi sto a caricare. Ah, ok, perfetto.
Oh, comunque con lei, quello non ci poteva avere la cosa. Ma no, no, è Dai, possibile, ma secondo me è proprio bella. dai. Bella l'ambulanza Un bel comunque. controllino. Eh sì. Si entra, collega, a posto. Collega? User joined your channel. Sì, mi dica. Qual è la chiamata? Qual è l'emergenza? Non lo so, adesso chiamo, sai che ci sta la polizia di stato. Vediamo un attimo. Ok. Ok, raga, vediamo dov'è l'emergenza. Abbiamo preso questa bella ambulanza. Forse c'è stata una chiamata, quindi dovremmo andare con lampeggianti e sirene, quindi c'è un po' anche di movimento. Abbiamo fatto anche una bella cosa all'interno Ah no, dell'ospedale. ah no, no, mi sa che la polizia è qui. Eh sì, perché si è inviato un messaggio. Andiamo un attimo Andiamo a a vedere un vedere. Ah, attimo ok. la polizia. Mi sa che la polizia, quelli che sono dentro, ragazzi. Poi andando, l'ambulanza è stupenda. Su Capito City Full RP, ragazzi. Allora, andiamo a vedere che cosa vuole. Salve, dottore. Salve, 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 signori. Come va? Che è salve. Salve. successo? Bene, bene, però il nostro collega dice che gli fa male il ginocchio perché stavo inseguendo un soggetto a Salve. piedi. No, dove le fa male? Dove le fa male? Quello destro. Un attimo e controllo, eh. Ma che c'ha fatto? Ci ha sbattuto? Che è successo? Aspetti, va. Eh sì, pure un po' violento. Comunque vedo che è gonfio, qui ci vuole un po' di ghiaccio, eh. Aspetti un attimo che le applico il ghiaccio istantaneo. Allora, mettiamo il ghiaccio istantaneo, raga. Per Secondo me, dottore, è una scusa non per... lavorare, sì, l'ho capito. No, no, però comunque il ginocchio si vede che ha subito un forte trauma. Dottore, venga, Un attimo che sto se applicando il vogliamo... ghiaccio secco, un attimo. Se... Ghiaccio Aia. istantaneo. Zè, scusi, mi scusi, sto facendo più piano così. Niente, Scusi se la palpeggio così, niente. ma un attimo. Niente, niente. Fatto che devo stringere forte, capito? Capito? Allora, ce la Ok. fa. Ce la fa se... a sedersi sulla sedia a rotelle? Venga, venga, si metta qui. Vado. Ok. Ok. Andiamo. Andiamo. Noi vediamo un attimo che c'hai. Facciamo una. Andiamo Facciamo sulla... anche una risonanza magnetica al ginocchio, Facciamo vediamo. risonanza magnetica, va. Ok. Se andiamo a vedere, io ho preso anche un po' di bende, collega, qui sopra. Vai, vai. Sì, mo' gliela Vediamo dopo mettiamo. Intanto. A me l'entro. fa morire sempre quando la carrozzella passa attraverso le porte che si Fammi capire alla accappotta. gente come si chiama. Quindi, mo' vediamo. Come Comunque c'è una si bella chiama botta al lei, ginocchio. agente? Jordan Spaccini. Jordan. Siamo spaccini, beh, andiamo. Oh, non di qua, di qua. Scusate, ho sbagliato posto. Cioè, Infatti, oggi è il mio primo turno. infatti con lei, porca miseria. Vabbè, capita, capita. Di qua, no? Sì. Dove? Di qua? Ok, perfetto. Andiamo. Ok. Allora, prego, si alzi. Ok, si tolga Ok, tutto. stolga tutto e si mette qui, eh. Ok. Tutta roba metallica, tutta roba metallica. Poggi tutto qua, poggi tutto Si su. tolga i vestiti, per favore. Aspetti, 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 lo so io dove metterle, aspetta un attimo. Ecco, prendiamo la scatola, Lo mettiamo tutti i scrittore ha documenti. fatto la stessa cosa. Ok. Ha fatto la stessa cosa, sì, va bene, appoggio qui. Va bene, Ok, allora io vada, vada. ho poso qua, aspetta. Va bene, va bene. Posiamo sta scatola. Ok, si spogli. Ok, Direttore sanitario. si spogli. Si mette lì sopra. Ha Ok. tolto tutti i cosi Sì. metallici? Ok. Ci sarà qualche altro collega che Vai, avrà mettiti qua. scelto la sedia qua. Sicuro, forse quello di prima. Ok. No, non ti preoccupare. Ok. Sentiamo da quest'altra parte noi. Ce la faranno i nostri eroi? Perfetto. Posso. Andiamo, va. Eh sì, esatto, rivolto verso di là. Perfetto. Ok. Allora, attivo il macchinario e poi noi andremo di là e lei si deve un attimo rilassare, va bene? La sente la nostra voce? Sente il collega che le sta Sì, parlando? Ok. la sento, sì. Allora, colleghi, io attivo il pulsante qua Sì, e poi vengo di là. Ok? va benissimo. Raga, attiviamo. Ok, signore, sia un attimo tranquillo. Facciamo subito. Ok, raga, così possiamo fare i raggi. Andiamo nella stanza dove vediamo dove siamo sotto controllo con le radiazioni. Ok. Vai, potete procedere, il macchinario è impostato. Ok, facciamola partire.
Ragazzi, ci stanno pure queste azioni, queste RP. A me piace fare queste RP anche all'interno dell'ospedale. Non per forza dobbiamo... Ginocchio destro, vero? Sì, sì, ginocchio destro. Sì, non è che... Non è che per forza dobbiamo sfrecciare a 280 per tutta la città con l'ambulanza. 118 l'RP si fa anche nel proprio sede dell'ospedale. È bello pure, ragazzi. Questo è anche RP dove il gruppo sanitario, il reparto sanitario fa anche dentro l'ospedale, qui a Umberto I, qui a Roma, su Campus di Full RP, ragazzi. Vi ricordo in descrizione il link ufficiale del Discord del server. Sono arrivati i primi risultati? Sì, sì, sì. Ecco, eccolo qua. Vedo il ginocchio questo. Guarda qua, non è male. Io vedo da due... Allora vedo che qua si è gonfiato, ma qua... La situazione non è tanto carina. No. Si è quasi rotto il ginocchio. Sì, 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 sì. Adesso c'è una microfrottura di interno. Un forte trauma al ginocchio comunque ha avuto, da quello che vedo dai raggi. Sì, da come si può vedere qua, sì. Mi ha raccontato come è successo. Allora, guarda, da quello che sto vedendo qui, un forte trauma ai legamenti crociati del ginocchio questi sono. Si è gonfiato, vedi che ha fatto anche l'acqua sul tessuto. Questo, bisogna... mo deve stare a riposo. Gli dobbiamo fasciare la gamba. Anche prendersi un po' di giorni di riposo. Gli facciamo anche il certificato. Sì, facciamo il certificato. E si deve mettere pure un tutor al ginocchio. Sì. Se vuole possiamo anche prescrivergli delle infiltrazioni. Ma magari intanto gli fascio la gamba un po'. Va bene. Dai, andiamo lì. Andiamo a controllare. Okay. Il referto ce l'ha lei, sì, no? Sì, ce l'ha il dottore in campagna. Ragazzi, come abbiamo visto nei referti dei raggi X, ragazzi, c'è una brutta trauma al ginocchio, distorsione dei legamenti del ginocchio, non cammino, ha creato anche acqua al tessuto. Allora, come si chiama lei, poliziotto? Jordan Spaccini. Allora, Spaccini, signor Spaccini. Ha una forte trauma al ginocchio, si è lesionato i tendini crociati del ginocchio. Quindi praticamente l'acqua le sta facendo l'acqua il tessuto. Grazie. Bisogna applicargli una forte benda e più un tutore al ginocchio. Intanto vado a prenotare la sala gesti. Sì, vai. Però lei deve stare a riposo per almeno 7-8 giorni e poi tornare qui per ricontrollare se si sta sgonfiando. Va bene. Ok. Allora, può anche camminarci con il tutore serve a sostenere il peso del ginocchio nei legamenti. Ci può anche camminare, però non ci deve caricare il peso sul capito. Prego si segga piano piano qui. Così magari non si stanca a stare in piedi. Okay. Quindi non ci deve applicare il peso sulla gamba. Va bene. Ragazzi, brutto trauma al ginocchio. Mo la stanno portando in sala gessi, facciamo impaccatura, qui mettiamo il tutore e poi potrà tornare anche in servizio. Ovviamente non deve caricare il peso, gli daremo delle medicine per bocca anche da prendere. Scendo. Collega, intanto io vado a prendere delle medicine, così diamo anche tipo di antidolorifici per bocca. Va benissimo, arrivo subito. Sì, ok. Allora ragazzi, andiamo in farmacia. La farmacia sta al piano di sopra, qui all'ospedale Umberto I. Eppure è bello, ragazzi, fare queste scene dentro l'ospedale, dopo anche tutto il reparto sanitario collabora, vedi, abbiamo fatto i cosiddetti raggi X, si crea questa cosa all'interno di questo ospedale, bellissimo anche RP, ragazzi. Intanto questo ancora là fa il porto d'armi, ma tanto quello, ragazzi, non ci vede. Allora, intanto comunichiamo anche l'esito ai colleghi. Allora, vi voglio comunicare un attimo. Salve, vi voglio comunicare l'esito. Allora, il vostro collega ha una forte trauma al ginocchio destro, si è lesionato i tendini crociati del ginocchio. Ma porca miseria! Allora, praticamente, può camminare, perché adesso gli verrà applicato un tutore, più sarà fasciato l'intero ginocchio alla parte lesionata del tendine, e, ovviamente ovviamente il ginocchio gli sta creando l'acqua all'interno per il forte trauma. Deve stare a riposo, però può anche operare stando non caricare il peso sulla gamba destra. Va bene. Mo sto andando sopra in farmacia, li vado a prendere anche dei antidolorifici per bocca. Va bene, grazie mille. Grazie. Tra 5 minuti, come finiscono nella sala Jesse, sarà qui, va bene?
Ok, grazie mille. Ah, si figura. Grazie, grazie, dottore. Eh sì, raga, meglio abbia dato anche l'esito. Cioè, vedi quanto è bello fare l'RP parlato, ragazzi. Non costa tanto. Vedi, questo RP, io mi sto divertendo tantissimo a fare questo tipo di RP all'interno dell'ospedale. Non per forza dobbiamo andare a sfrecciare a 250 km/h con ambulanza in tutta la, in tutta la città, insomma, quindi... Cioè, non per forza dobbiamo andare a sfrecciare 250 km tutta la città. È bello fare anche questo tipo di RP all'interno dell'ospedale stesso, ragazzi, quindi... È bello, è bello. Io cerco di portarvi contenuti più reali possibili, perché nella vita reale non è che un reparto sanitario sfreccia soltanto con l'ambulanza, con l'ambulanza, ma fa tanto lavoro anche nelle sedi degli ospedali. Eccoci qua, siamo arrivati alla farmacia dell'ospedale. Allora, dobbiamo prendergli delle medicine, degli antibiotici per bocca, ragazzi. Così poi gli le diamo al... Allora, dove stavano? Qua. Mi sa queste cose qua. Ok. Perfetto, raga, abbiamo preso le medicine, lasciamo la farmacia, torniamo sotto. E niente, ragazzi, così dopo li lodiamo e il poliziotto può tornare anche in servizio, ma non deve caricare il peso sul ginocchio destro, perché è molto, è molto... Ha subito un forte trauma. Quindi io, ragazzi, lo so perché l'ho avuto pure io al ginocchio quando giocavo, quindi... So di cosa sto parlando, insomma, oppure chi ha vissuto, diciamo, nella vita reale lo stesso problema, sa di cosa sto parlando, insomma. Quindi non è che dico cose a vanvera. Ok, ragazzi, andiamo a portargli le medicine al collega. E poi, ragazzi, aspettiamo le eventuali chiamate del... collega? Serve una mano, dico? No, no, sono in farmacia, sono andato. Perfetto. Perfetto. Dove sta il paziente ancora lì? Stato sempre lì, sì, c'è il dottor di campagna che sta sistemando tutte le varie... Ma ecco. Gli esiti già? Ok, ok. Ecco il dottore, va. Bene, gli ho messo un po' di bande e fasce così da tenere fermo... Ma sta ancora lì? Sì, sì. Ok, così mo gli diamo pure le medicine. Un po' a riposo. Fatto bene, ma l'abbiamo drenata l'acqua al ginocchio o no? No, non ancora. No, quella veramente lasciali... Che adesso potrebbe peggiorare la situazione. Sì, adesso no, sì. Vediamo. Meglio tenerlo un po'. Dove sta? Ale. Eccolo lì. Come va, signore? Bene, per adesso bene. Allora, le passo, che questo se le può tenere, se deve prendere due volte al giorno. Gli ho prescritto una ricetta. Sono degli antidolorifici che servono per alleviare il dolore. Okay. Se ne può prendere pure tre, però deve passare 6 ore una dall'altra. Okay. Ecco a lei. Mi raccomando, non prendere vai a stomaco pieno soprattutto. Ok, cioè quindi tipo una al pomeriggio e una alla sera. Certo, sì, dipende dal dolore. Dal dolore, se poi c'è il dolore più forte, esatto. Una volta presa la seconda pasticca deve aspettare almeno 6 ore per la terza. Ok. Poi se nel caso c'ha proprio troppo dolore, venga qui e le verrà prescritta una cura un po' più efficace. Pesante, sì. Esatto. So, non ne abusi, che potrebbe essere dannoso per il fegato. Sì. Va bene. Anzi, sai che faccio? Le prescrivo anche un gastroprotettore per lo stomaco. Esatto, dottore, la stavo per dire. Quindi, io. Ok, perfetto. Quindi ecco a lei la ricetta, questa va in farmacia e se la prende, va bene? Va bene. Quindi quando vuoi si può rivestire, quando... Allora, abbiamo detto, che cosa abbiamo prescritto, dottore? Allora, abbiamo prescritto un gastroprotettore per lo stomaco. Gastroprotettore per lo stomaco, ok. E gli antidolorifici, quelli classici, che puoi trovare anche in farmacia, anche Voltaren, va bene pure. Ah, perfetto. Va bene pure. Va bene. Però Voltaren non in crema, No. In pasticche, mi raccomando. Crema per gli urti. Poi se nel caso sente proprio tanto dolore, si può prendere anche una bustina di Oki, se ce l'ha. Ok? Sì, mi raccomando, non fare abuso di Oki, che fa male. No, perché sennò dopo ci vedi troppo. Mi scusi, questa battuta squallida me ne vado. Arrivederci. Ok, perfetto, la guardi. Ok, le lascio questa, così se la ricorda. Okay. Quando vuole che il tutore... Sente che il ginocchio ha fatto effetto, cioè sente il tutore ha avvolto completamente il dolore, si può rivestire e può andare via. Va bene? Va bene. Arrivederci allora, mi raccomando, buona guarigione. Grazie. Ok, si attento. Battute squallide proprio. Attenda lei
il paziente lo faccio uscire dall'ospedale, noi ci andiamo a fare un giro in città, va bene? Andiamo a fare un giro in città con una bellissima ambulanza, almeno vediamo pure un po' l'ambulanza. Faccio vedere perché voi lo so che siete, lo so che vi piacciono le ambulanze, ma ho fatto male stava, ma sei ucciso? Oh mio Dio. Che è successo? Messaggio. Controlli che io ce l'ho nell'ambulanza, ho scordato il telefono io. Quando mai mi scordo le cose? Bisogna di soccorso, correte. No. Ok, andiamo. Andiamo, raga, abbiamo un'emergenza. Ha detto correte, quindi vediamo cosa sia successo. Andiamo. È qua. È qua sul posto. Ok, vediamo un po'. È uscito fuori strada brutto proprio. Porca miseria. Qui la polizia sicuramente da chiamare, almeno per chiudere la strada. Intanto chiamo la polizia. Alberto, sì, la polizia. Sì, chiama la polizia. Alberto. No. Alberto. Dove sta il signore? Grave. Signore? Ah, sta dentro la macchina? Sembra incosciente. Signore, ci sente? Mi sa che ha perso i sensi. Vabbè, le do una prima cura. Vediamo un po' se... Allora, ragazzi, vediamo un po' che ha fatto. Questo ha perso il controllo, si è schiantato. Possibile che anche che ha perso i sensi, eppure che sia in gravissime condizioni, che deve essere trasportato di urgenza al Policlinico Umberto I di Roma. Quindi... mi sa che il signore deve essere trasportato d'urgenza, Tanto vabbè, cominciamo a fare dei test, stiamo controllando se le condizioni sono stabili del paziente, quindi stiamo controllando tutto. L'ambulanza, sì, la polizia sta arrivando. Oh, che fa il signore, come stai, cosciente? Sto controllando un attimo lo stato, i parametri vitali un attimo. Ok. La pressione è scesa. Forse ci avrà o una ferita, beh, io non la vedo da qua. Lei la vede da là? No, non sembra, però c'è un po' di sangue, ma non capisco da dove. Bisognerebbe togliere la maglietta, bisognerebbe tranciare la maglietta. Ok, prendo un attimo le forbici, tagliamo la maglia. Allora ragazzi, sì, c'è una forte... c'è una perdita... l'ambulanza, non so se ce l'ha dentro. No, ce l'ho dentro il borsone, me lo prendo. Perfetto. Aspetta che la prendo io. Vai. Dobbiamo tagliargli la maglia. Ragazzi, c'ha una ferita, quindi la pressione scende quando c'è una grossa emorragia. Una ferita. Massimo. Allora, il signore c'ha la pressione bassa. Tenga. Ok, tagliamogli la giacca. Aspetti che la... tengo di qua, la tiro. Vai, tieni che io la taglio. Ok, ce l'ho, vai. Ce l'hai? Sì. Controllo un attimo le pulsazioni. Sì, controllo. Allora, i parametri vitali per il momento sono nella norma, a parte la pressione. Polso un po' basso. Secondo me c'ha avrà qualche emorragia o interno, però io vedo del sangue qui. Eccolo qui. Cioè, dove? Vicino alla costola, sotto la costola, sul fegato. Ok, cominciamo a mettergli delle garze. Sì. Le prendo dall'ambulanza. Ok, io gli applico delle garze. Vai. Guarda come esce. Aspetti, signore, non si preoccupi. Però il signore ha perso conoscenza comunque. Ha perso conoscenza? Sì. Dobbiamo trasportare d'urgenza. Allora, un attimo che metto le garze. Aspetta che ha perso conoscenza, lo stai rianimando? Sì. Non ci riesce. Nocce. Ha perso conoscenza il signore, perché... ossigeno? Sì, ha perso molto sangue, ha perso molto sangue. Ragazzi, il paziente ha perso molto sangue, ha perso i sensi, dobbiamo trasportarlo d'urgenza, mi sa che dobbiamo trasportarlo d'urgenza. Adesso andiamo subito. Allora, intanto la ferita lì l'abbiamo messa... Ah, eccolo. E poi l'abbiamo ripresa. Signore, okay. Mi sente? Signore? Come si sente? Che è successo? Ha perso il controllo dell'auto. Ho fatto l'incidente, devono alzarsi, venga, ok. Avanti, può essere stato. Venga. Si metta la maschera d'ossigeno. Tengo. Metta la maschera d'ossigeno. Sì, ma non si muova. Non si muova. Mi dica, le fa male dove l'abbiamo bendata? Dove perdeva sangue? Tanto bene. Sì, adesso la trasportiamo...
al Policlinico Umberto I, non si preoccupi. Intanto la stiamo stabilizzando, aspetta, per il trasporto. Avvicino un'ambulanza. Ma non abbiamo una serratella dentro, non c'è, vero? Non c'è una... ok. Allora. Adesso controllo. Vedi se ci sta. Sì. Allora, signore, se nel caso ci abbiamo una sedia a rotelle, verrà trasportato con quello. Se no la prenderò io in braccio e la trasporto piano dentro l'ambulanza. Un attimo che il collega la sta montando. Certo. Allora, lei signore mi deve dire però, i suoi parametri vitali adesso sono tornati un po' sulla norma. Mi deve dire... ma la ferita le fa male? Sì, mi fa molto male. Devono essere applicati dei punti, eh. Quindi adesso la portiamo all'ospedale. Tanto sta arrivando anche una pattuglia della polizia di stato. Perfetto. Sì, ragazzi, arriva. L'auto verrà l'acci a prenderla. Non lo so, questo mo ci penserà tutta la polizia di stato. Non lo so. Arriva la polizia. Allora, si segga. Salta piano piano. Tanto è arrivata la polizia stradale. Vediamo. Collega, se mi apre un attimo. Aspetti, va, portalo dietro. Aspetta. Era prodotto? Aspetta. Sì, vado. Buonasera. Che è allora, qui? Abbiamo soccorso questa persona che ha perso il controllo dell'auto. Sì. Lo stiamo trasportando non più di urgenza perché siamo usciti a stabilizzarlo. Ok, perfetto. Il paziente come sta al momento? Il paziente è stabile, ha avuto un forte emorragia, adesso dobbiamo trasportarli per essere applicati dei punti. Il posto dottore è all'interno, Kung è cosciente, se salve, vuole parlarci è all'interno dell'ambulanza. Venga dirigente. Il signore è qui, è cosciente. Vuole prendere tutti i dati intanto. Buonasera. Che è successo? Mi si è bucato lo pneumatico e ho perso il controllo. È stabile, Sì, è stabile. Non tanto bene. Dirigente, facciamo presto. A che altezza le scoppiata il pneumatico? Che così controlliamo se magari c'era qualche detrito sulla strada che ha lo scoppio. Non so di sicuro, avrò preso qualche cosa, una pietra o qualcosa. A un certo punto la macchina ha sterzato e ho preso in pieno. Quindi, grave situazione. Ha preso in pieno questa roccia qua. Vabbè, facciamo noi controlliamo tutto, portatelo pure in ospedale. Ok, grazie, dirige. Prego, scenda. Dirigente, arrivederci. Arrivederci, noi andiamo all'ospedale. Per prendere tutti i dati, può venire in ospedale e prendere il signore se è ripreso. Sì, dopo ci veniamo in ospedale a prendere magari i documenti del paziente. Perfetto, ok. Vengo qua dietro insieme a lei, Certo. Colle, chiudi le porte, ok. Allora, Colle, ci sei tu dietro? Sì, sono io con il dottore, mi fanno la piano. Vabbè, tanto andiamo con le sirene. Sì, aspetti che... Fai il giro. Ah. Fai il giro. Ok, ragazzi... Un attimo, che qui il collega sta avendo problemi. Ah, ok. Ma scusa un attimo. Vieni qua. Collega. No, aspetta, vieni qua. Eccomi. Allora, mettiti qua e poi passa dietro con con il coso. Sì. Ok. A posto. Ok, ragazzi, lo stiamo trasportando al Policlinico Umberto I per essere curato ancora di più. Sì, qua ma più avanti c'era, mi sa, una parte fa inversione. Come sta? Il paziente è stabile? Sì, il paziente sta bene. Cioè, sta perdendo sangue, però alla fine abbiamo tamponato, adesso magari con una sutura... deve essere portato nella sala operazioni per essere messi i punti. Sì, per forza. Guarda, puoi girare qua. Qua, quella. Immagino per la botta quella. Quello sì. Che anche un po' la testa. La si sdraia qui. Le metto un attimo un collarino, magari. Ok, ragazzi, stiamo andando al pronto soccorso, ma è stato allertato il pronto soccorso? Adesso lo contattiamo subito.
Vabbè, lo contatto io, eh. Prego, prego. Piano, piano con le... Ho visto un attimo una cosa brutta. Ha fatto la manovra un po' pazza. Oh, ma quello che non ci vedeva FP, LZ, T. Ah, no. Quello è bellissimo. Sono di tutti quello, proprio il porto d'armi, ragazzi, non lo prenderà né mo e né mai. Ci sono io. Appunto. Eccoci. Ok. Signore, siamo arrivati, eh? Allora, vado a prendere... Aspetti che adesso andiamo a prendere la sedia a rotelle. Arrivo. Allora, adesso vediamo la sedia a rotelle, piano piano. Aspetti, non riesco infatti a muovermi molto bene. Sì. Cole, dove sta la sedia a rotelle? Sta arrivando? Sta arrivando. Sì, il collega la sta montando. Ah, ok, perfetto. User joined your channel. Croce rossa per l'Italia, buon viaggio! Eccoci. Allora, piano piano, se no le bende si spostano. Ok, si mette a seduto. Piano piano. Ok, voi portatelo, io metto un attimo in sicurezza l'ambulanza, vai. Sì, portiamo in sala all'operatorio. Vai. Dov'è? A primo piano? Sì, primo piano sulla destra. Ok. Ok, raga, noi dobbiamo togliere l'ambulanza da qui, perché se viene altri colleghi che stanno trasportando un codice o rosso, giallo, comunque stanno venendo al posto soccorso, non possiamo lasciare l'ambulanza in mezzo alla strada, quindi adesso dobbiamo, ovviamente, comunque è bellissimo, quindi chiuderla tutto quanto. Ok. Mettela qui a disposizione per le prossime partenze, a meno se vengono gli altri no, però scusate, la devo spegnere l'ambulanza, perdonatemi. Ok, perfetto. Così almeno abbiamo messo qua, quindi abbiamo lasciato spazio se a eventuali colleghi. Abbiamo sempre la mascherina perché l'intervento non abbia fine, quindi adesso dobbiamo entrare anche in una sala settica, nella zona dove comunque delle sale operatorie fanno interventi, quindi stiamo andando lì per vedere, anche per accertarsi come sta il paziente, ragazzi. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace pure questi tipi di RP di Croce Rosse, non soltanto, come ho detto prima, sfrecciare con l'ambulanza, ma anche fare queste scene all'interno proprio dell'ospedale, anche tipo curare anche i pazienti che andiamo con l'ambulanza, non soltanto comunque non soltanto con l'ambulanza. Quindi fammi sapere anche il vostro film, che è molto importante, ragazzi, che è tornata anche questo seriona Croce Rossa, molto molto richiesta da voi. Pian piano cerco di portare tutti i vostri consigli. Continuate, perché mi piace, ragazzi, i consigli mi date. Ok, pure le scarpe se ci riesce. Con calma, senza... Sì. Ok, grazie. User left your channel. Ok. Allora, adesso le vado a pulire un attimo la ferita, eh. Farà un po' male. La ringrazio. Oh. Questo farà un po' male, eh? Sì, infatti sento un po' il dolore. Fa molto male. Il di applico. Le sto applicando un liquido settico, questo praticamente brucia, ma questo ammazza qualsiasi microbo che c'è vicino alla ferita. Allora, questo è proprio quello della sala operatoria. Ok, ma voi siete pratici? Ma siete pratici voi della cosa? Beh, guardi, c'è il dottore che... Dottore, mi deve assistere qui un attimo, dottore, perché... Venga, mi assista. È in chirurgia, si è specializzato lei. Sì. Allora, intanto gli sto applicando il disinfettante liquido settico. Che dolore. Vabbè, ma tra poco non dovrebbe sentire più niente, perché le faccio anche una puntura cioè nella parte della piccola anestesia, così non sente niente. Un attimo. Hai visto? No.
Cioè, gli ho fatto la puntura, non se ne è neanche accorto, vedi? No, quello adesso non sento molto il braccio. Vabbè, sì, no. Piano piano, è normale, è normale. Il dottore ha la mano magica, allora. Si sente proprio. Magari fosse le mani magiche. Vabbè, quando... Il dottore si vede anche quando fa l'iniezione, sì, non esatto. Se ne accorgono. Esatto, esatto. Qui ha perso un po' di sangue. Allora, possiamo richiedere una da... Una ferita molto profonda. Possiamo richiedere da laboratorio una sacca di sangue del gruppo A, per favore? Vado subito a prendere. Grazie, dottore. Prego, prego. Qui, collega, c'è una ferita che non abbiamo notato prima. Sotto la coscia c'è una ferita molto profonda. Allora dobbiamo applicargli delle bende. Sì. Allora... Dobbiamo prima cucirgliela così da... Allora. Ciao, passi l'anestetico un attimo? Aspetti, sì, che stavo un attimo a mettere sì. Ago e filo, un attimo. Così faccio anche un altro po' di anestesia. Toh, prendi una siringa, prendi. Grazie. Questo ci sta allora. 100 cc, ok? Vabbè, intanto la metto qua, l'attacco okay, sulla sì, plebo. Sì, perfetto. Sai, fai, mettila e poi passami che glielo metto qua al braccio sinistro, al braccio sinistro. Perfetto, ok. Allora, ok, lo attacchiamo qua. Ok. Come bruciare? C'è, collega? Tenga, ok, dottore. Grazie. Grazie. C'è un pezzo di lamiera qui nella ferita. Allora, le sto applicando la Frebo con il sangue gruppo A, eh? Ok? Sì. Cioè, ragazzi, vedi, questo è RP, signori. Guarda che bel RP stiamo a fare questo qua. Tutte parole tecniche, questo, ragazzi. Questo. Ma che c'aveva? Allora, mettici... Sì. Mettici il disinfettante. Prenda. Tenga, dottore, disinfettante. Ok. Grazie. Tenga. Allora, io comincio a praticare la sutura della ferita sì. Qui. Ti venga dalla mano. Sì, vieni. Eccomi qua. Ok. Allora. Ok, procedo alla sutura. Ok. Venga, sì, tenga il dito così, tenga il dito così sulla ferita, aspetti. Ok. Ma mica le fa male, eh? Mica le fa male la ferita? Fa molto male. Strano, forse... deve fare ancora un po' effetto, mi sa. No, gli ho dato 150 cc di anestesia. No. Dovrebbe comunque... ma il fatto è che è molto profonda la ferita, però. Poi stiamo in un punto un po' vicino alle adesso costole. Adesso inizio a cucire la ferita. Ok. Allora, io qua ho quasi finito. Ho meditato anche un po'. Ecco qua. Non posso mettere... Ok, sto applicando le bende per i punti, così almeno nascondiamo i punti. Perfetto. Allora, una volta fatto questo, sai che deve fare, collega? Mentre io metto le bende, lei mi deve mettere... Cosa? Il cerotto per far tenere le bende. Certo, aspetti okay. Che lo prendo subito. Grazie. Signora, abbiamo quasi finito, Mo si sentirà pure più in forza, perché le stiamo rimettendo il sangue che ha perso. Sto facendo una piccola trasfusione. E più le ferite sono state cucite e medicate. Poi se si sente male abbiamo un'infermiera qui che le darà anche un antidolorifico e gli darà delle medicine. Comunque mi sa che il paziente qui si è dimenticato degli occhiali, eh. Vabbè, non fa niente, dai. Allora, eccomi qua. Ok, vai. Quando è pronto mi dica che mettiamo. User joined your channel. Perfetto. Eccolo. Perfetto. Oh, okay. Ok. Allora, io qua ho finito. Vabbè. Con le dottor di campagna, vabbè. Dottor di campagna, com'è? Sì. Un attimo mi facendo la ferita. Perfetto. Adesso penso che adesso il paziente si è veramente addormentato, si vede tutta la sì, messo, veramente. Gli abbiamo messo un bel po' di anestesia allora, io voglio gli applico l'elettrocardiogramma così sì, bravo, bravo. Il monitoraggio tutto bravo. Questo. Attaccali il macchinario. Io direi di ricoverarlo anche per un po' di giorni. Sì, ha perso adesso molto sangue. Aspettiamo un attimo, vediamo quando si risveglia dall'anestesia. Ok. Allora. Perfetto.
Ok. Allora, io sto aggiornando la sua cartella clinica dal sistema, col Sì, tablet. sì, sì. Allora, gli abbiamo fatto le due suture alle ferite con tanto di anestesia. Gli abbiamo dato 100, 150 cc ognuno, quindi sono 300, sono 4, no. Sono 400, 300, 3, 3, no, scusa, scusi, 300, 300, 300, sono 300 cc in sì. totale. Più gli abbiamo somministrato una piccola trasfusione del gruppo A di Sì. sangue, ok? E va bene, allora diciamo che all'infermiera qui fuori che deve tenere sotto controllo il paziente per eventuali facciamo dare degli antidolorifici, male che va. Perfetto, sì, no, adesso posso vedere che Sì. il battito è regolare. La pressione com'è che ce l'aveva bassa un Sì, no, no, stiamo bene, siamo po'? nella Ok, norma. Siamo tutto perfetto, nella norma. Per perfetto. Ragazzi, Madonna, che cosa le abbiamo fatto a fortuna abbiamo questo? ripreso Verigali L'abbiamo vivo, amici. proprio curato nei dettagli, mo si farà un paio di giorni. Allora diciamo un paio di giorni di ricovero, A sette posto. giorni Ma di sì, ricovero. penso proprio di sì, eh. Adesso Sì. attendiamo che si Scusi, dottor risveglia. Riccardo Campagna. Sì. Ma 7 giorni che dici, va bene di ricovero? Ma anche 15. 15 giorni. Ah. Sì. La ferita era molto profonda. C'era addirittura una Vabbè. lamiera, guardi, la faccio vedere. Fammi vedere, Ah, così la sta metto qua sull'altro. la metto sulla cartella Sì. clinica. Che cartelle che sono Guardi. online, poi vanno stampate e poi ridarle al paziente eventuale Guardi com'era se le rivorrà. grossa, porca miseria. Appuntita. Porca miseria, Questo mi sa. Eh questa è sì. pezzo dello Sì. sportello questo Va sicuramente. Quindi sicuramente sentirà anche un po' di Va bene, dolore all'inizio, allora conviene io. ricoverarlo per Va un po' bene, di giorni. allora aggiorno la cartella clinica così poi l'infermiera vedrà. Sì, va Benissimo. benissimo. Ok, posso metterlo via? Ok. Ok, perfetto. Perfetto, io l'ambulanza l'ho messa anche bene fuori. Perfetto, andiamo a vedere, no? Sì. Ma lei fuma? Lei fuma sigaretta? Dai, non Sì, c'ha fuma sigaretta. Ma dottor assolutamente. Riccardo Di Trombetta, dove campagna, sta? trombetta. Dica, Venga, Dottor venga, Campagna, andiamo a venga. fumarci una Dai, non c'ha sigaretta, fuma vai, dai, siamo sigaretta. arrivati. Intanto poi diciamo, ecco, Un attimo diciamo. che mi cambio i guanti, Brava, brava, si cambi. Mi c'ha fuma una bella sigaretta dopo tutto. Direttore? Salve, direttore, Oh, direttore, il salve. direttore sanitario. Sì, salve, piacere. Salve, Come va? salve. Tutto a posto. Bene, Abbiamo bene. ricoverato un paziente con incidente stradale. Ah, va bene. Come è Sì, andata? Bene. l'abbiamo ripreso per i capelli. Ah, Ho meno male, fatto un brutto eh. incidente, ha avuto una lamiera all'interno del corpo, una dalla Eh parte sì. del fegato, una che era dottore, l'altra era Sotto la coscia. Sotto alla la coscia. coscia. Mamma mia. Adesso se puoi andare a vedere, guardi, è nella È sala lì, comunque. Dovrà, uno. dottore, mi scusi, ma dovrà essere ricoverato per almeno 15 giorni perché Sì, fisica, certo, diciamo. Sì. ovvio. Okay. Vabbè, il No, io direttore deve ripeto che abbiamo avuto sapere. un contrattempo con una persona di fiducia. Esatto. Fa niente, non fa niente. Bene. Va bene, guarda, comunque adesso sotto anestesia, attaccato a tutti gli elettrodi, è tutto sotto controllo. Se sente qualche campanello o qualche cosa, la dirigente, cioè, ci chiami, eh. Quindi Tanto siamo qui fuori. Va direttore bene. dormirà perché gli abbiamo dato un bel po' di anestesia. Bene, bene. Va Dormirà. benissimo, vado un attimo a vedere come Va bene, stai. Perfetto. grazie. Arrivederci. Ben Noi perfetto. andiamo Arrivederci, fuori. arrivederci, arrivederci. Andiamo fuori. Io cosa faccio? La seguo? Non lo so io. Faccio la seguo. Fate togliere la mascherina che non sto più No, respirando, infatti, eh. no, io l'ho tolta subito, che me dopo i guanti, anzi. Ah. Ok. Ce l'ha lei la sigaretta? Devo anche Sì, cambiarmi i guanti, la scusate, li vuole? La vado a vuole? cambiare, vado a buttare Ce l'ho questi. cambiato. Te tenga. Bella la Bella sigarettina. Marlboro. Ah. Sigarettina, anzi, rifiuta mai. No, sbagliato. Oh, però. Eccomo. Non mi Ah. faccia come il signor No, 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 Lucifer. non si preoccupi. Lucifer Infernus. Lucifer Infernus. Ma Era un po' satanista, secondo me, i genitori, una cosa del io genere. c'ho una tastiera, capito? Beh, certo, anche io ho la tastiera Oh, a casa, però. comunque, in 2 giorni tutti noi l'abbiamo beccati, Boh, eh. ma ti oh, giuro, guarda, tu guarda, ieri, guarda, tu ieri non c'eri, ieri non c'è stato nessuno incoglionito in giro. Cioè, ci sei stato, arrivi tu. Lo fanno Incredibile. apposta, fanno apposta. No, ma questo è arrivato oggi, mi sa che non è venuto apposta per te, cioè, non No, no, so, tranquillo, no, lo so. boh. Ti giuro, gente, boh, vabbè. Attenzione ai guanti, dottore, che magari no, Ah, ci fumo confumo. sempre, non si preoccupi.
Ormai è diventato tutto uno con la sigaretta. si fa tutto con i guanti ormai. Vabbè ragazzi, se volete salutare, potete pure. Salutiamo? Ciao! Venite a trovarci. Più che altro facciamo vedere anche l'altra ambulanza. Va bene, dai. Questa qual è, dottor? Allora ragazzi, facciamo vedere un po' di ambulanze e poi ci salutiamo, ragazzi. Ovviamente i ragazzi di Capital City, di Full RP, vi aspetto sul loro server. In descrizione tutti i link, ma rimanete ancora perché devo dire quella cosa all'inizio del video, ma soprattutto facciamo vedere un po' di parco macchine 118, che vi piace, lo so, perché ai ragazzi piace vedere il parco macchine. Un po'. Sicuramente. Sì. E la labra. Bellissima. Allora, questa è quella bellissima, questa ambulanza. Si fa i controlli di qua. Se legge sotto. Sì, l'ho letto. Aspetta che l'apro. Sì. C'è pure la spinale qua. Sì. Qua c'è pure la spinale, no, molto bella comunque come ambulanza. No, che vabbè, arriva anche da noi la spinale comunque. Boh, piano piano, dai. Sì. Il direttore deve cacciare i soldi, direttore. Direttore, cacci i soldi un po'. Direttore, dai. Piano piano, cacciare i munitori. Cacci i soldi, direttore. Scusa. Ci voglio. Il signore però sta meglio adesso, sta dormendo. Meno male. Esatto. Perfetto. Bella l'ambulanza. Vabbè, c'è questa. Infatti che... Cioè, dalla famiglia Santoro, lo ricordiamo. Vabbè, le due ambulanze sono belle, eh? Sì. Allora, aspetta. Bellissima. La Giulia è bella. Questa è del direttore, ce lo so. Direttore, Dillo un po'. È il direttore. Immagino. Giustamente. Che ci tira in autostrada abusivamente, vero? Sì, questa cammina poi. Si scherza, si sburla. È una burla comunque, direttore mio. Non so cosa ci fa lei con la Giulia. Non lo so. Questa è per il dottor Montana, penso. Quale? Arrivo. Sì. Vediamo un po'. Il dottor Montana? Sì, il dottor Montana, sì. Questa sì. Aspetta, io devo ancora vedere. Raga, mi devo scaricare. Oddio, questo sì, sì. Sì. La sua. Posso andare a provare un attimo, grazie. Come no? La Stelvio, ragazzi, se è viato America, lo provai. Oddio. È chiuso, ho scordato. Andiamo a provare sta bellezza. Ci pongo la Stelvio, ragazzi. Bellissima veramente. Bellissima. Post. Lo sapevo che... Ho consumato un po' di... un treno di gomme, però vabbè. Vabbè, tanto vabbè. Paga il direttore. È vero, paga il direttore. Direttore, caccia i soldi, dai. Ci penso io poi. Tipo, vedi il direttore, dietro la borsa, mica c'è la trastuccia, i soldi. Ovvio. Mica c'è la trastuccia, i soldi, c'ha... Adesso arriva. Sì.
Ah, il Fremont, Sì. bello. Bello il Fremont. Sì, queste sono, diciamo, le automediche, diciamo, di supporto alle ambulanze. Bella, bella. Ok. Rimettiamola in garage. Belle, belle, complimenti il parco macchina. Grazie, e quando paga il direttore? Quando Ma caccio i manco soldi. ci sono, ma ci sono. Allora, ragazzi, due ambulanze bellissime, tre autocivette, sì, autocivette, tre Sento qualcosa. automediche, quindi, Sì, sono ragazzi, uscito da qua, eh. tanta roba. Andiamo a vedere. Quindi, che cosa hai sentito? Non ho capito. No, ho sentito il campanello Ah, del ok. lettino. Ma io finisco Io il finisco il turno, vi turno, posso vi posso salutare? salutare. Finisce Finisce il il turno? turno? Sì. Ok. Allora, aspetta. Chiamo Chiamo anche il anche il dottore. dottore. Dottore? Dottor Spallanzani? No, come si No, chiama? di campagna. Ah, Di di campagna, campagna. campagna. È stato un piacere, Piacere. Anche Mamma mia. mia. Al Vabbè, prossimo turno, è un se ci turno sarà. finito. Se ci sarà il prossimo Ah, turno, noi lei. l'aspettiamo in servizio qui con noi, dottor Lontana. Grazie, Grazie, noi dottore. l'aspettiamo. Arrivederci. Arrivederci Arrivederci, a lei. È stato un dottore. piacere lavorare con lei. Direttore, è stato un piacere. Arrivederci, arrivederci. Anche per Dottore. me. Arrivederci. Salve. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, arrivederci, è stato un piacere. Ok, ragazzi, va bene, possiamo salutarci qui. Ho fatto anche il parco macchine qui su Capital City Full RP. L'abbiamo provato questi 2 giorni. Questo server, una volta con le forze dell'ordine italiane, con i carabinieri, che vi è piaciuto tantissimo. Con il 118 Crociosa Italiana, molto votato da voi, che ritorna anche in uno stile. Abbiamo fatto tanto RP, tante scene belle all'interno del policlinico Umberto I, ma soprattutto abbiamo risposto anche a una chiamata di incidente stradale. Abbiamo comunque dato le cure, avete visto, ci siamo divertiti, ragazzi. Mi sono divertito, ringrazio i ragazzi e tutto lo staff e il server di Capital City Full RP, che mi hanno dato questa opportunità di provare questo server e di portarlo in un video registrato, ragazzi. Ma torneranno anche le live, quindi andremo a provare altri server, ragazzi. Come sapete, come già vi ho detto anche su Instagram, sul Discord o tutti sui miei social, che andavo un po' a spippolare un po' di server in giro. Quindi, ragazzi, venite a trovare i ragazzi di Capital City Full RP, un server, ragazzi, che merita tantissimo. Aperto meno di una settimana, non c'è neanche una settimana, puzza ancora di nuovo, ragazzi. Quindi venite a provare, non vi costa nulla. Il server non è che dovete pagare qualcosa per provarlo. Vi basta solo andare sotto in descrizione, entrare sul loro Discord ufficiale, entrare in questo server, farvi un vostro personaggio in RP di qualsiasi cosa vorrete. Perché, ragazzi, veramente il server, tutti quelli che ho provato, anche sia Roma Capitale Full RP che altri server, ragazzi, meritano tutti, perché sono tutti veramente fatti bene. E chi c'è dietro si vede che comunque ci spende tanto, anche di lavoro, ma soprattutto anche di denaro. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti di essere con me anche in questo video. Però prima di salutarci voglio uscire un attimo proprio dall'RP. Andiamo un po' qui sulla cosa. Voglio dire, ragazzi, che a me mi hanno fatti di tutti i colori, veramente. Mi sono sempre stato zitto, non ho mai fatto video sfogo perché non sono così. A me da qua mi entra, da qua mi esce, perché sono superiore a chi mi critica. Fa parte del gioco le critiche su questo mondo, lo so. Ormai sono da 6 anni meglio di me, chi lo sa che le critiche non fanno parte. Però, ragazzi, se le cose non si sanno, è meglio che si stanno zitti. Non venite a rompere le scatole a persone che non c'entrano niente e dire cazzate sulla mia persona. Se avete un problema con il sottoscritto, avete tanti social dove potete contattarmi. Se avete un problema, lo possiamo chiarire automaticamente insieme, ragazzi, senza coinvolgere altre persone che non c'entrano niente o dire cazzate. Detto questo, ragazzi, chi vuole capire capisca, chi non vuole capire non mi interessa. Detto questo, ragazzi, grazie ancora per essere con me. Spolliciate in su, condividete questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessuna serie, sia le serie che stiamo portando con altri giochi, soprattutto GTA 5 RP con le forze ordine italiane. Andiamo a provare un po' di server. Andiamo a vedere un po' sul server dove ci vogliamo soffermare di più, ma già una mezza idea me la so fatto, perché anche off camera sto provando alcuni server. Ragazzi, che dire, condividete in descrizione tutti i link, quindi sono gratuiti, non vi costa nulla passarci. Ragazzi, noi ci becchiamo come sempre nei prossimi video live. Ovviamente ho adesso più video perché le live, ragazzi, come sapete, sto in fase di trasloco, sono un po' sbussolato, quindi quando si faranno anche le live, ragazzi. In questo momento però ci stiamo divertendo. Comunque, siamo in mia compagnia e in vostra compagnia nei video. Quindi, ragazzi, detto questo, un mega bacio. Grazie a tutti e venite su Capital City Full RP a provare in descrizione il link del server. Detto questo, ciao a tutti, ragazzi, e spero che questo video vi sia piaciuto con la Croce Rossa Italiana col 118. Ciao a tutti, ragazzi.